Anticipazione Uomini e Donne, registrazione Trono Classico e Gay, giovedì 27 ottobre 2016. Ad inizio registrazione, Clarissa ha subito annunciato che la scelta sarà tra Federico, Luca e Simone. Dopo un breve excursus riguardante le ultimissime puntate ed esterne che l'hanno vista come protagonista, Gianni Sperti non ha esitato ad affermare quanto la ex Miss Italia fosse una ragazza un po' difficile, mentre Rosy del pubblico ha spiegato di trovarla un po' rigida. Clarissa ha risposto dicendo di avere le idee ben chiare su quale dei tre ragazzi possa essere la sua scelta. Deve soltanto capire però chi fra i tre la emozioni di più, aggiungendo di essere alla ricerca di un vero fidanzato e di non avere paura di un eventuale no. E poi si è passati alle esterne. Con Luca, che per sorprenderla le ha regalato un bellissimo abito da sera per una romantica serata presso un castello da favola. Non è scappato il bacio ed il ragazzo ha affermato di non esserne meravigliato, perché conosce alla perfezione il carattere della ragazza. Luca in studio non ha esitato a mostrare tutta la sua felicità per la romantica esterna, che Jack Vanore ha trovato perfetta, sottolineando però il mancato bacio e il fatto che il corteggiatore non vi avesse nemmeno provato. Clarissa non ha esitato a difenderlo, apprezza le sue iniziative, come d'altronde la sua semplicità. Passiamo all'esterna con Simone. Il corteggiatore le ha regalato un cuore con una chiave, ma la chiave la conserverà lui e per uno scopo ben preciso: aprire il suo cuore. Anche in questo caso non vi è stato il bacio, ma solo un tenerissimo abbraccio ed uno sfiorarsi di volti. Scopriamo che Clarissa ha raggiunto Federico presso il campo da calcio e gli ha sussurrato una frase molto importante, mettendo in evidenza quanto lo pensasse nell'ultimo periodo. I due si sono abbracciati, ma anche in questo caso non vi è stato il bacio. Sorprese per Claudio Sona. Mario ha organizzato per lui un picnic nel corso del quale ha avuto modo di presentare al tronista la sua amata mamma. Con lei si è avvicinato anche grazie a Sona. I due, rimasti soli, si sono abbracciati a lungo e la vista di ciò ha provocato rabbia e indignazione in Francesco, che ha minacciato di andarsene. Il corteggiatore è dunque uscito fuori dallo studio, ma è stato raggiunto subito dal tronista, che ha cercato invano di tranquillizzarlo ed invitarlo a ragionare. Francesco ritiene che Mario sia già troppo avanti rispetto a lui e Claudio gli ha fatto notare che lui non osa sbilanciarsi nemmeno un pochino. Non una carezza, non un gesto esemplare. La loro esterna si è svolta a Milano, nella casa di lui. Il corteggiatore gli ha fatto trovare pantofole comode e spazzolino da denti e tra i due è scappato un bellissimo abbraccio. Francesco, alla fine, ha deciso di fare rientro in studio, ancora visibilmente scosso e provato. Passiamo a Riccardo. Martina è convinta che il tronista sia molto interessato a Camilla. Intanto scopriamo che Gismondi non apprezza il fatto che Camilla lavori in una discoteca, in quanto, prima o poi, a detta del ragazzo, si finisce per cambiare. I due, nonostante qualche piccola scaramuccia, sono sembrati molto in sintonia. Martina ha spiegato di essere convinta che Riccardo sia attratto fisicamente maggiormente da Camilla, che ha finito per condividere il pensiero della sua rivale. Anche se è attratto da lei sotto il profilo estetico, sente che non la vedrebbe come sua possibile fidanzata. L'esterna con Amanda, invece, si è conclusa con un piccolo avvertimento lanciato dal tronista alla corteggiatrice. Tutto dipende da come lei si porrà d'ora in avanti nelle prossime esterne, dato che le precedenti che hanno realizzato insieme non gli hanno provocato granché in fatto di emozioni. Ed eccoci a Claudio D'Angelo. Dopo che Valentina ha deciso di eliminarsi, ecco che Maria ha fatto partire la sorpresa che il tronista ha realizzato per Simona. Le ha dedicato la storia della sua vita ed è riuscito così a spiegarle perché è diventato il soldatino che tutti vedono. D'Angelo ha affermato che molte volte si è sentito come incompreso e il video della sua vita è da interpretare come un modo per mostrare alla corteggiatrice le sue emozioni e sensazioni,
quello che ha voce non riuscirebbe a dirle. Pronto l'intervento di Tina. Per la storica opinionista, il tronista ha pensato bene di commuovere il pubblico con un filmato riguardante la sua esistenza fino ad ora. Per Gianni, nessuna delle sue pretendenti è riuscita a fare breccia nel suo cuore. Quando entra Sonia, ecco che tra Claudio e la corteggiatrice è nato un forte battibecco. Il giovane crede che lei sia interessata a lui, ma aggiunge che non occorre che scappi sempre. Vorrebbe ricevere un aiuto da lei, un qualcosa in più. Tina, anche questa volta, non ha potuto fare a meno di pronunciare la parola business. Claudio è approdato a uomini e donne solo ed esclusivamente per visibilità? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.